Benvenuti carissimi amici del Festival Cameristico Internazionale del Capo di Leuca. Oggi con me ci saranno a chiacchierare Maria Luisa Casali, Federico Ciao a Buttazzo e tutti. Vanessa Gioggio, che ritorna. Ciao a tutti. Ciao. Ciao ragazzi. Allora, intanto questi tre artisti si esibiranno a Taurisano, mi aiuto appunto con il supporto, l'anfiteatro comunale, alle 20:30, giorno 17 luglio, non mancate. Questo lo possiamo chiamare galà lirico, è un po' riduttivo. Presentateci il programma. Maria Luisa, scelgo te per il programma. Allora, buonasera a tutti, ciao Cristian. Allora, per il 17 di luglio abbiamo pensato di portare in programma dei brani di musica da camera. Quindi spazieremo un poco da Tosti a Bellini. E abbiamo anche individuato delle arie da camera che ripropongono melodie di arie famose tratte dalle opere. E ci sarà qualche incursione anche nel repertorio tedesco, perché ci sarà qualche brano di Schubert, però prettamente musica da camera, forse anche qualcosa di operetta. Ora vediamo Non svegliamo altro. come. Non svegliamo altro, Non svegliamo assolutamente. altro. Non spoileriamo nulla perché, come tutti gli appuntamenti del festival, ci sarà un programma veramente interessante, ricco, particolare e non banale, ovviamente. Questa seconda edizione del festival vede Vanessa ritornare con dei cantanti. Vanessa ormai è l'istituzione dell'accompagnamento al pianoforte dei cantanti del nostro territorio. Siamo contenti che sia tornata. Ragazzi, andiamo un pochino a Grazie. conoscere gli artisti. Come in ogni chiacchierata che facciamo, ci piace andare oltre la figura dell'artista che si esibisce e sparisce, si dissolve nel nulla. Abbiamo sempre a che fare con delle persone, quindi andiamo a conoscere un po' meglio, sempre da un punto di vista artistico, chi abbiamo davanti. Io chiedo a ognuno di voi qual è l'esperienza formativa o performativa che ricordate con più affetto, più volentieri. Maria Luisa, inizia tu. Allora, per quanto riguarda l'esperienza formativa, io ricordo con affetto tutto l'intero periodo che ho trascorso in conservatorio qui a Milano, Giuseppe Verdi. È stata un'esperienza dal punto di vista umano importantissima e altrettanto importante dal punto di vista professionale. Per quanto riguarda, l'esperienza performativa, c'è da dire che ogni concerto, ogni opera, ogni rappresentazione lascia qualcosa nel cuore. E anzi, il giorno dopo è sempre un giorno molto triste e pesante perché cala la nostalgia e dei momenti trascorsi insieme, ci si vede catapultati nella realtà quotidiana, perché fino a che si è impegnati a mettere su un'opera, un concerto, si ha la sensazione di essere in un mondo parallelo, no? Però, diciamo, la rappresentazione, il concerto che più ricordo è forse il primo importante concerto che ho fatto nel 2009 durante il Festival della Valle d'Itria. Cantai per la prima volta Die Schöpfung, l'oratorio di Haydn, La Creazione, e il direttore di allora, il compianto maestro Sergio Segalini, decise di affidare a me, che ero uscita da poco dal conservatorio, non avevo granché esperienza, decise di darmi questo compito che io avvertivo proprio pesante, perché era la prima volta che dovevo affrontare un oratorio tutto in tedesco con un'orchestra importante quale quella internazionale d'Italia, in un contesto internazionale, insomma. E a parte l'iniziale smarrimento, però poi è stata l'esperienza che più ricordo in assoluto, perché poi da lì è partito tutto e quindi la porto sempre nel cuore quell'esperienza, assolutamente.
Fede. Vai pure, Fede. Ok, adesso ci sei. Allora, sì, avevo spento il microfono. Allora, dal punto di vista formativo, credo che mi abbia dato più di tutte le esperienze il laboratorio lirico teatrale del circuito toscano. I teatri di Lucca, Pisa e Livorno si riuniscono, fanno gruppo ogni anno e danno la possibilità a giovani artisti emergenti di debuttare un titolo sempre nuovo, di mettersi alla prova. E ho avuto la fortuna di partecipare a questo laboratorio lirico con il Barbiere di Siviglia di Rossini. Credo sia stata, e credo che esperienza condivisa con esatto. Te, Christian. E dal punto di vista musicale, teatrale, credo che sia stata l'esperienza più importante. Mi ha dato tanto. Dura, intensa, ma mi ha lasciato un bagaglio grandissimo che porto con me ogni volta che affronto una nuova produzione. Mentre la performance che ricordo con più affetto è stato sempre un Barbiere di Siviglia, tanto per cambiare, l'inaugurazione della stagione lirica di Astana, che è la capitale del Kazakistan. E credo sia stata la performance più importante a cui abbia partecipato. Ero l'unico italiano in tutto il cast. Regia del grande maestro Antoniozzi, scenografie e costumi direttamente dalla Scala. C'era la presenza del presidente del Kazakistan, una cosa enorme. E devo dire che me la sono goduta tutta quanta. È stata un'esperienza stupenda. Un bellissimo barbiere con artisti fantastici provenienti da tutto il mondo. Bellissimo. Tra l'altro, nell'esperienza che raccontavi prima, quella col circuito in Toscana, noi eravamo con l'Orchestra Giovanile Italiana, avevamo un'occasione anche noi nel 2015, sì, perché era la Giovanile del 2015, avevamo l'occasione di condividere con giovani cantanti come Federico e tanti altri che erano lì questa esperienza meravigliosa, formativa poi per tutti. E c'era il maestro Nicola Pastoschi, che salutiamo qualora dovesse vedere e sentire questa intervista. Sì, è un grandissimo preparatore, veramente. Sì, è servita tanto. Sì, è vero. Esperienza che dovrebbe fare da modello a tutti i circuiti che sono presenti in Italia, perché sono tanti i teatri che fanno circuito. E dare la possibilità ai ragazzi, ai giovani, di provare sul campo cosa vuol dire fare un'opera è importantissimo. Quindi onore all'Opera Studio Toscana. Sì, e poi a noi in orchestra ad accompagnare dei cantanti durante la... Certamente. È molto molto importante. Vanessa, rigiro la domanda a te invece. Allora, dal punto di vista formativo, credo che, a parte il percorso, insomma, del vecchio ordinamento che secondo me ormai non si usa più perché ormai c'è il nuovo ordinamento, ma credo che sia quello più completo e che mi ha dato di più, insomma, 10 anni in conservatorio, ho avuto la fortuna di avere sempre la stessa insegnante, bravissima, e quindi... Questo è Salioi. Dopodiché ho studiato con altri docenti in giro, insomma, per l'Italia, e poi ormai lavoratrice, insomma, avevo già, insomma, un lavoro, ho voluto dedicarmi a affrontare, diciamo, lo studio del jazz, e quindi mi sono iscritta in conservatorio, già adulta praticamente,
per poter frequentare con il maestro Lenoci, che purtroppo poi alla fine del mio percorso, dopo 3 anni, è venuto a mancare, ma diciamo che mi ha dato tanto e mi ha aperto un po' le prospettive, perché diciamo che un musicista classico abituato sempre a rispettare a fondo lo spartito, avere la libertà poi di esprimersi e poter improvvisare per me era, insomma, non riuscivo a capire come, insomma, potessero i miei colleghi jazzisti, insomma, potessero fare, quindi ho avuto questa curiosità che mi ha formato tantissimo, mi ha dato tanto. E, per quanto riguarda invece esperienza professionale, ricordo con piacere quando mi chiamarono per suonare da solista il concerto 271 di Mozart con l'orchestra dell'opera di Tirana, e l'ho dovuta preparare in pochissimo tempo, in 3 settimane, insomma, accompagnando il corpo di ballo dell'opera di Tirana. E, insomma, l'ho vissuta la prima volta, insomma, che andavo fuori, che andavo in Albania. Poi ci sono ritornata più volte perché è una splendida terra, splendidi musicisti, veramente un'orchestra bellissima. E, insomma, ricordo questo con grande piacere. Bene, io so che voi siete anche dei didatti. A dei ragazzi che intraprendono oggi, nel 2022, questo percorso, che è quello dello studio professionale della musica, no? O che magari hanno già iniziato e vivono un momento di crisi, questo lo chiedo a tutti i nostri ospiti, perché è bello sentire pareri molto spesso concordanti. Ecco, voi cosa vi sentite di consigliare? Inizia tu, Maria Luisa. Allora, sicuramente chi ha propensione per la musica non può non sentire questa vocazione che urla dentro, non è possibile. Quindi bisogna assolutamente assecondarla, perché la musica è un'esigenza dello spirito, come dice Riccardo Muti, no? Ed è effettivamente così. Però ad oggi, purtroppo, consiglierei ai ragazzi di tenere sempre pronto un piano B, perché purtroppo ci troviamo in un contesto sociale, politico, non so neanche io come definirlo, in cui purtroppo si fa fatica a vivere di sola musica, o comunque sono pochi i privilegiati che si possono permettere questo. Quindi cercare di formarsi non solo dal punto di vista musicale, ma anche da altri punti di vista. La cultura non ha limiti, per cui bisogna essere a 360 gradi aperti a tutte le proposte che ci vengono offerte e considerare comunque un piano B, perché la musica è un qualcosa che ci accompagna e ci accompagnerà sempre, però bisogna anche stare con i piedi per terra e vedere che, insomma, il contesto nel quale ci troviamo non è sempre un contesto favorevole a questo, e quindi bisogna essere pronti e versatili, soprattutto versatili, sapersi reinventare. Vede. Allora, che cosa consiglierei? Consiglierei di studiare tanto, di studiare sempre e di non smettere mai di farlo, neanche quando arrivano le prime piccole o grandi soddisfazioni. Io ho sempre avuto come obiettivo il miglioramento personale, tecnico, performativo in generale, e per raggiungerlo sono accorto, sembra banale, che l'unico metodo è lo studio. Quindi direi di studiare, di studiare sempre, di non stancarsi mai, anche perché più si studia, più si scoprono cose nuove e cose che magari sembravano
banali, con uno studio approfondito possono risultare tesori dal punto di vista musicale. Per quanto riguarda, sì, sono d'accordo con quello che ha detto Maria Luisa, però magari sono più sognatore, più romantico, però io credo che ci sia un spazio per tutti quanti all'interno del mondo musicale. Sì, non è semplice, i periodi di scoramento li passiamo tutti quanti, credo che siano fisiologici, non è semplice, ma credo che non sia semplice come qualsiasi altro lavoro altamente specializzato. Ripeto, lo studio, la costanza e la tenacia, secondo me, sono le bussole da seguire. Bellissimo, sono pienamente d'accordo, pienamente d'accordo. Vanessa? Io credo che se uno ha una passione per qualcosa, ce la metterà tutta per potersi, insomma, inserire anche nel mondo lavorativo. E comunque, rispetto a tanti anni fa, ci sono molte più possibilità lavorative. Sembrerà strano quello che dico, ma in realtà i concorsi a scuola anni fa, quando io mi sono diplomata, non c'erano. Anche se sono difficili, sono quasi impossibili da superare, però in ogni caso ci sono tanti ragazzi che io ho visto che diplomati da poco, che comunque stanno insegnando a scuola o hanno fatto un'audizione e insomma hanno vinto, anche amici che hanno vinto la Scala, insomma, come primo strumento. E quindi io credo che se uno ha la passione e la costanza nello studio, arriverà a raggiungere i traguardi lavorativi e professionali, anche nel mondo della musica. Certamente, io sono sempre ottimista. È bello sentire sempre essere ottimista. Questo vento di ottimismo è anche romantico, come diceva prima Federico. Io vi ringrazio tantissimo, ragazzi, è sempre bellissimo ritrovarvi, noi siamo amici, oltre che colleghi, e oltre ad aver condiviso tante belle esperienze con tutti e tre in momenti diversi, sono onorato di sapere, da membro del comitato artistico, lo dico a nome di tutta l'associazione, sono onorato di sapere che tre amici, tre artisti del territorio che hanno fatto e continuano a fare una carriera meravigliosa, accettano di tornare giù, di scendere, anzi ancora più giù, fino al Capo di Leuca, per deliziare un pubblico che forse ha avuto ancora troppa poca possibilità di sentire la musica colta, la musica scritta da grandi artisti. Io vi ringrazio perché state aiutando poi Eleusi in questa missione che umilmente prova a compiere, ed è bellissimo. Sono contento di ritrovarvi e sono contento di sapere che collaborerete con Eleusi per questo concerto che, ricordo, sarà il 17 di Maria Luisa. Luglio. Bravissima. Esattamente. Vi aspettiamo tantissimi, sarà un concerto bellissimo, un'altra offerta musicale dell'associazione Eleusi in questa seconda edizione del Festival Cameristico Internazionale del Capo di Leuca. Un abbraccio, ragazzi, grazie ancora. Io vorrei farvi complimenti, perché io ci sono stata già l'anno scorso, quindi conosco benissimo, insomma, l'associazione. Voi siete in gambissima, è veramente difficile portare avanti questi tipi di spettacoli o comunque festival, e so quanta fatica ci vuole, e voi lo fate benissimo. Complimenti, voi siete giovanissimi, è tutto bellissimo. Anzi, siamo noi che ringraziamo voi. Infatti, grazie mille per l'invito. La stella polare di tutto questo è il presidente della nostra associazione, che tanto si spende per far sì che questo poi si realizzi, che è il maestro Alessandro Licchietta. Quindi riporterò a lui e a tutti i membri del comitato artistico le vostre bellissime parole. Ragazzi, vi saluto, un abbraccio forte e arrivederci, a presto. Grazie, a presto. Vi aspettiamo. Ciao. Yeah. Adesso posso girare la videocamera.
Guarda quello dove stava. Addirittura, guarda dove stava. La vergogna di... Io sto al mare. Io sto a marcire qua in casa. Che mi sono portato la camicia per fare l'intervista. Non ci credo. Pettinato con la camicia. Ma di la verità, però hai il costume sotto. Hai il costume sotto. Certo che c'ho il costume, guardate. Non so se si vede. Ed è anche bagnato. Ah, ecco, ti sei fatto pure il bagno. Bravo, bravo. Fantastico. Allora, doppiamente grazie Federico perché hai accettato di prendere una pausa dal relax per questa intervista. Ti sei bloccato Federico sulla risata? Sì, è già in piscina sta. Meno male che si è bloccato adesso, va, poteva andare niente, peggio. Infatti. Federico, yuhu! Niente. È andato ormai. Salutatemelo. Ragazzi, allora, niente, mandate il programma quanto prima, lo potete mandare anche a me e io poi lo giro ad Alessandro. Sì, ma guarda, veramente, in linea di massima è già definito, dobbiamo soltanto capire 2-3 arie se riusciamo a recuperarle, però per il resto è definito. Poi, Vanessa, ti diremo. Va bene, va bene. Okay. Ricordatevi anche di dare un titolo al concerto. Tranquilla, veramente. Noi ci abbiamo dato un titolo molto tranquillo, niente di impegnativo. Mettetelo all'inizio del programma e poi mandate tutto. Va bene? Ok, va bene. Ci pensiamo. Vabbè, ragazzi. Ciao Cristian, grazie di tutto. Ciao Cristian. Salutami ciao. I capi. Ehi, i capi, esatto. Ci vediamo. Ciao. Ciao. Ciao.